Stefano Pettinari, 12 gol senza rigori. La grande sorpresa, ma in realtà solo per chi non lo conosce abbastanza. Chiedere per questo ai vari Stramaccioni, Ranieri, Antonio Conte, Garcia, Massimo Drago, settore giovanile della Lodigiani. A 14 anni passa la Roma, consueta trafila, quindi il debutto in prima squadra a 17 anni, 16 dicembre 2009, in Europa League nella trasferta di Sofia contro il CSKA, subentrando alla 74esimo ad Alessio Cerci. Il 20 marzo 2010, a 18 anni compiuti da due mesi, il debutto in A, Roma Udinese 4-2, minuto 87, al posto di Jeremy Menes. Lanciato da Claudio Ranieri, sostituto di Spalletti alla terza giornata, Roma ad un passo dallo scudetto, mandato all'aria alla quart'ultima giornata nella sanguinosa sconfitta interna contro la Sampdoria. Pettinari aveva appena cominciato ad assaggiare il grande calcio, le grandi platee. A Crotone in B incrocia Massimo Drago, 3 anni importanti, totale 15 reti, di cui 9 nella stagione 2013-2014. Inizia a girovagare su e giù per l'Italia, comincia da Latina, 21 presenze e un solo gol, realizzato contro il Pescara all'Adriatico Giovanni Cornacchia nel turno infrasettimanale del 23 settembre. Finisce 1-1. Parte il traversone, Politano, attenzione, lo spunto in aria, palla in mezzo, Melchiorri, rete! Pescara in vantaggio! Giusta la decisione dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione alla formazione ospite, attenzione Pettinari, solo tiro, rete, 1-1, il pareggio del Latina. Il 2 febbraio 2015 il passaggio al Delfino in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della Roma. 5 giorni dopo, il 7 febbraio, l'esordio in biancazzurro nel confronto interno con la Cittadella. Il compito non è dei più agevoli perché Pettinari è chiamato a rimpiazzare Pippo Riccardo Maniero, 12 gol in 15 presenze, ceduto nella stessa sessione alla Catania. Eppure l'inizio appare incoraggiante. Brugman, il suo lancio a vuoto, Barreca, attenzione lo scatto di Politano, palla in mezzo, Pettinari, e c'è il miracolo. Pettinari si è presentato così al suo nuovo pubblico, assist di Politano, riflesso davvero prodigioso di Andrea Piero Bonna, classe 69. Pettinari chiude la prima esperienza in biancazzurro con 2 gol, entrambi realizzati ad Avellino. 3 maggio 2015, in una partita finita 3-2 per gli Irpini, il Pescara non esercita il diritto di riscatto e l'attaccante fa ritorno alla Roma, tutt'altro che memorabile l'anno successivo. Prima a Vicenza 0 gol, poi a Como 2 reti, compagno di squadra di Simone Ganz, con cui si ritrova nella stagione in corso a Pescara. Tra poco ci arriveremo. Il 25 agosto 2016 il Delfino lo ingaggia a titolo definitivo della Roma, questa volta in A. Il 19 novembre Pettinari gioca la sua prima partita da titolare nella massima serie allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Max Allegri. 6 presenze, a gennaio il prestito alla Ternana, il 13 maggio nella sfida con la Spalla 2 gol, gli unici ma fondamentali in chiave salvezza. Solo da incorniciare il resto della storia di Pettinari, che scavalca immediatamente nelle gerarchie iniziali Simone e Andrea Ganz. Effetto Zeman, 2 triplette contro Foggia e Frosinone nelle prime 3 partite, mattatore assoluto di una squadra da subito discontinua, ma il numero 17 biancazzurro, che fu di Ciro Immobile, c'è, continua a correre, sgomitare e soprattutto a segnare. Detto di Foggia e Frosinone, ne sanno qualcosa Salernitana, Avellino, Provercelli, Ternana e Cesena. Tutte vittime di un attaccante ancora giovane, saranno 26 a fine gennaio, beato lui, che non ama riflettori e social network, ma si prende letteralmente la scena sul campo a suon di gol.